Allora, di solito non mi ritrovo a parlare di video già fatti, però per questo che ha avuto una gestazione di 6-7 anni, forse vale la pena raccontare la sua storia. Ascolto il blu, cover italianissima della Amour Toujours di Gigi D'Agostino. Non è stata utilizzata nessuna AI, è stato utilizzato questo. Ascolto il blu. Ho cercato di rispettare i suoni, le vocali del testo originale, perché l'Amour Toujours è un brano sacro e ascoltarlo con vocali diverse potrebbe essere una violenza. Io credo che l'unica persona che sia in grado di remixare o riarrangiare l'Amour Toujours sia Gigi D'Agostino, quindi chitarra e voce. Sì, perché anche le percussioni sono fatte battendo sulla chitarra. Io ascolto il blu. Tanti cori e credo una saliera per fare c-c-c-c. Ma se è tutto così semplice, perché ci è voluto tutto sto tempo? Perché certi progetti sono vivi, vivono delle tue esperienze e decidono da soli se e quando nascere. E l'idea del videoclip è nata insieme all'arrangiamento. È un ricordo sbiadito, sfocato, che riappare quando vengono suonate di nuovo le note trovate in questa chitarra. La chitarra che ho usato per il video io non ho idea di chi sia. L'ho trovata più o meno qui, una quindicina d'anni fa. C'erano dei secchioni dell'immondizia qui un tempo, mi dispiaceva lasciarla lì e l'ho portata a casa. Ho fatto fare a Pippo, il mio amico falegname, un buco nella parte posteriore per infilarci la reflex. E siccome questa storia del ricordo della chitarra ci è piaciuto, vogliamo fargli continuare il viaggio. Mia figlia l'ha allestita in modo che chiunque possa lasciarci sopra un pensiero, un ricordo, una firma. Dietro ci abbiamo messo un supporto elastico, un pezzo di camera d'aria del trattore, per incastrarci il cellulare. Chiunque potrà continuare a proseguire i ricordi di questa chitarra, facendo un video con l'hashtag Ascolto il blu, oppure semplicemente lasciandoci un biglietto dentro, una scritta, quasi come fosse un nuovo social, ma molto analogico. La musica sarà la connessione. Ascolto il blu.